ed è perso con me, c'è partita anche la parabola. La perdono, non capire, 3 contro 2 per un attimo, lo chiude, appoggiato al pallone. Fantasia qua, ancora l'ennesimo rimbalzo in attacco. Più un pochino in un'unica dall'essere tornata in Italia invece. Adesso ben fatto questa volta invece il Cicerone. Ma non c'è il canestro, c'è invece il contropiede, si mangia in campo la partita. Grande anche dall'altra parte, rispondere senza paura gli americani che accelerano e vanno a trovare un canestro da sotto. Questo è fatto, siamo già dall'altra parte, dopo tutti, ottima tecnica. Portiere, Ricchio Dario che guarda la sua compagna, che con grande sapienza in mezzo all'area si muove, ci riprende il tipo di tiro, grande circolazione, sotto canestro si gira, di mano sinistra. Secondo me Stefano Jones che fa nessuno che si gira, a parte le battute, altro, transizione dimenticata al centro dell'area. Tenta qualcosa di difficile, anche spettacolare, spettacolare è anche questo contropiede. Attacco che passa per le mani. Ancora qualche buona giornata, visto che i nostri video e i nostri servizi andranno in rete. Intanto ottimo passaggio per un attimo per Assas, lo vuole rimettere il ritmo e si conoscono alla grande. Lucidità ferma qui, l'estilità, quindi 9-9-4-3 il punteggio ufficiale della partita tra Boston College e Adriatic Seaside. Un applauso per tutte le squadre.